Professor Berlinguer, un suo commento sul programma La Buona Scuola che questa mattina ha presentato il Premier Renzi. È una novità radicale, profonda, perché propone un cambiamento profondo della scuola italiana, che è stata una grande scuola ma che ora è molto invecchiata e così come non può continuare. In paesi più evoluti si è già provveduto a cambiare e anche in Italia ci sono centinaia di scuole che stanno cominciando a farlo grazie all'autonomia scolastica che ha aperto questa strada. Quindi la prima cosa da dire è che questa proposta va sostenuta fino in fondo perché arrivi a dei risultati concreti. E quindi il mondo della scuola, noi dobbiamo batterci perché cammini. Naturalmente non tutte le ciambelle escono col buco e non c'è novità nella storia degli uomini che non abbia anche previsto aspetti non positivi. Quelli che vengono considerati tali tuttavia devono essere affrontati non per fermare il processo di cambiamento, ma per eventualmente proporre correzioni o altri modi di impostare quegli stessi aspetti e rendere migliore questo cammino. Si parla di una scuola aperta, moderna, elastica, flessibile, in cui la centralità è affidata all'apprendimento, che quindi supera l'idea puramente trasmissiva delle conoscenze e che fa dei discenti di chi impara i protagonisti della costruzione di se stessi. È un'idea straordinaria ed è un'idea coraggiosa. Mi sono abituato ad aver avanzato qualche idea che non sempre è stata condivisa e tuttavia, come dire, bisogna fare questo e anche le cose che furono fatte in altri tempi hanno aperto il varco. Però in questo momento l'Italia è un paese fermo che quindi arretra e la cosa importante è che il Presidente del Consiglio ha deciso di trattarla con un elettroshock. Io sono convinto che non c'era altra strada che un elettroshock.